buonasera a tutti e grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo di un film speciale, quello che assieme a Cenerentola mi ha istigato alla realizzazione della rubrica Disney. Un film che si propone come paladino della bellezza interiore, come baluardo contro la superficialità, ma ahimè, si è rivelato la più grande ipocrisia dai fratelli Lumière ad oggi. Che? È gioppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo del 30° classico Disney, un film del 1991. Sto parlando della Bella e la Bestia. Non avete idea di quanto mi sta sul cazzo questo film, veramente non lo sopporto. E voi mi dite, ciao cazzo, ma è un capolavoro? Sì, sicuramente è un capolavoro, ma dal punto di vista proprio morale, no? Degli insegnamenti che vuole dare, è una stronzata incredibile, è di un'ipocrisia assurda, è la fiera dell'ipocrisia questo film, è una roba incredibile, si propone come difensore della bellezza interiore e poi si esprime in tutt'altri termini, veramente una cosa inguardabile. È uno dei film Disney che odio di più in assoluto e adesso andiamolo a vedere nel dettaglio. Già i primi 3 minuti di film partono e sono l'apologia del controsenso, perché è la storia di questo principe che viene tramutato in bestia, no? E come è successo tutto questo? La dinamica è questa. Arriva questa vecchina a castello, bussa, gli apre il principe, gli dice: principe, per favore, sono una povera anziana, potresti ospitarmi qua per la notte? Guarda, ti do in cambio una rosa. Il principe ha ribrezzo per il suo aspetto e la caccia. Allora lei si incazza come una iena, diventa una fata bellissima e gli dice: ah ah, sei uno stronzo superficiale, adesso ti trasformo in un mostro e quando la rosa sfiorirà, e sfiorirà in contemporanea con il tuo 21° compleanno, quando sfiorirà del tutto la rosa, se tu non avrai trovato il tuo vero amore, rimarrai una bestia per sempre. E ora ti faccio diventare tutto il castello una mega merda di gargoyle. Voilà, tac. Questa è la storia iniziale, no? I primi 3 minuti. Discutiamola insieme punto per punto. Il personaggio della fata, molto particolare questo personaggio, perché da autore, no? Se tu vuoi ragionare nel creare un'antitesi alla bellezza, no? Alla bellezza esteriore, nel voler rilanciare la bellezza interiore, la vecchia ad un certo punto me la rendi una bella fata, una bella fata. Ma se te vuoi ragionarmi in antitesi e vuoi far capire che non è importante la bellezza esteriore, perché la fata non era brutta? Perché la vecchia, molto semplicemente, non ha tirato fuori una bacchetta magica dalla tasca e ha detto: guarda che io sembro una vecchia, ma in realtà sono una fata. Io sono un personaggio positivo. Io ho dei poteri magici. Non sottovalutarmi perché sono brutta. Io sono una fata. No. Questo non viene fatto. Perché? Perché la fata deve essere bella, non si può entrare in antitesi con l'idea di fata. E quindi già qui vuoi rilanciare la bellezza interiore, però comunque fai sottostare il tutto alla bellezza esteriore. Era fondamentale che la fata fosse bellissima, perché così il principe avrebbe capito il concetto, cioè in quanto fata è bella. La fata, cazzo che fatona, incredibile, una voce della giustizia questa fata, no? Perché giustamente dice: ah, te sei un pezzo di merda, ti sei permesso di giudicarmi per la mia bellezza esteriore, tra parentesi gli ha teso una trappola, adesso io ti punisco, ti trasformo in una bestia e così imparerai la lezione. Potrebbe anche starci. Il piccolo problema è che ha tramutato in bestie, non in bestie, ha tramutato in oggetti anche tutti i suoi servitori. Che cazzo c'entrano i suoi servitori se lui è un pezzo di merda, fata? Cioè, nel senso, no, la fata ha tramutato in oggetti tutti gli abitanti del palazzo, così, una schiribizza, no? E
a questo punto qui tutto va a puttane, cioè tutto si dovrebbe basare sul principio che la fata è una portatrice di giustizia, di verità, cioè sta condannando un cattivo, lo farà tornare buono grazie a questa condanna, però lei è buona e sta condannando un cattivo. Cosa fa questa fata buona? Condanna tutti, indiscriminatamente tutti, anche Chicco. Chicco, questo bambino in quanto ha 10 anni, lo rende una tazza, lo blocca a quell'età lì, non credo che invecchi più Chicco, e lo priva di braccia e gambe. Non so se ci siamo intesi che cosa ha fatto questa fata. La fata, che dovrebbe essere un personaggio virtualmente buono, ha fatto un massacro, ha fatto un disastro, ok? Allora, nel momento stesso in cui mi proponi la fata come portatrice di giustizia, se le fai fare una cosa del genere, io metto in dubbio qualsiasi cosa la fata dica. Qualsiasi cosa. A questo punto qui mi sento anche... potrei anche sentirmi disposto a mettere in dubbio il fatto che lei condanni il principe. Perché oramai la sua capacità di giudizio è alterata. Per me non è più una voce di giustizia, è una stronza anche la fata. Io vedo un branco di stronzi. E quindi a chi devo credere? Eh sì, perché a questo punto io metto anche in dubbio quella che è stata la scelta della fata. Sì, perché, scusatemi, è vero che erano altri tempi, quello che vi pare. Però, obiettivamente, voi fareste entrare in casa vostra uno sconosciuto? Al di là che sia bello o brutto, cioè... me ne fregherei, ma uno sconosciuto io in casa non ce lo faccio entrare. Dove sta scritto che io sono obbligato a fare la carità? Già nel momento in cui obblighi non è più carità, ok? Se fosse stata un'omissione di soccorso, la vecchina arriva insanguinata che l'hanno attaccata i lupi fuori dal castello, sarebbe stato diverso, però questa è passata e gli ha proposto di dormire da lui. È vero che il principe ha le guardie, è vero che ci sono i domestici, è vero tutto quello che vi pare. Però, cioè, se io scelgo di non fare la carità, sono libero di non farlo, potrei avere anche i miei cazzi, no? Io ai semafori, quando capita che vengono a fare l'elemosina, ok, io non faccio l'elemosina a loro, per un motivo semplicissimo, non è che li giudico dell'aspetto, ma perché si tratta di un racket. Quelle persone sono lì, poi li passano a raccattare in Mercedes e fanno 50-50 con quelli che controllano il territorio, funziona così, ok? Quindi non fate mai l'elemosina a quella gente. In generale è sempre bene fare l'elemosina alle associazioni che se ne occupano, ma al di là di questo... io posso essere legittimato a non fare la carità. Dove sta scritto che sono obbligato? Dove sta scritto che io non posso giudicare una persona per il suo aspetto? Perché non è nemmeno giusto questo, non è giusto condannare chi giudica per il proprio aspetto. Diventa un rigiro, bisogna vivere tutti bene. Magari ai margini la persona che giudica per il suo aspetto, perché è una mia libertà, ma non mi permetto di creargli un danno, perché ognuno deve essere libero di... pensare, giudicare come vuole. Bisogna avere tolleranza per gli intolleranti. L'importante è impedirgli di nuocere all'interno della società. La fata no, la fata si permette di prevaricare. Perché? Perché io ho il potere magico, ti faccio un culo così. Stesso principio per cui il principe dice: ah, io sono un principe, sono ricco e mi permetto di giudicarti e non aiutarti. Uguale. Quindi la fata è un'ipocrita incredibile. E non sa nemmeno ragionare. Non sa nemmeno ragionare, perché la maledizione sviluppata così è sviluppata malissimo. Perché se tu vuoi fargli capire che non è importante la bellezza esteriore, non lo rendi una bestia, deve essere quella la minaccia. Tu... La maledizione avrebbe funzionato molto meglio se fosse stata data in questo modo. Ascolta principe, io ti do questa rosa. Quando al tuo 21esimo compleanno questa rosa sarà completamente sfiorita, io ti tramuterò in una bestia e lo sarai per sempre. Hai tempo fino al tuo 21esimo compleanno per trovare una tizia che ti ami sia per la tua bellezza esteriore che per la tua bellezza interiore. E tu devi fare lo stesso con lei, ovviamente. Ecco fatto che la maledizione cambia forma, diventa quello che vuole veramente ottenere la fata. Cosa succederebbe? Questo principe piglia, comincia a diventare un puttano incredibile, va con tutte e ci va con una facilità incredibile. Perché? Perché è bello e ricco, capirai. Trova un sacco di sgallettate, va con una, va con l'altra, va con quell'altra. Oh, però cazzo, la rosa continua a sfiorire.
A quel punto lì, la disperazione. Perché la rosa continua a sfiorire? Cazzo, ma io continuo ad andare con cane e porci. Perché la rosa sfiorisce ancora? A quel punto lì, forse, comincia a capire che non è soltanto l'esteriorità che conta. Non so se avete capito bene come dovrebbe essere il giochino. A quel punto lì, il principe capisce che bisogna andare oltre il piacere sessuale, oltre al piacere estetico esteriore, e andare a vedere qualcos'altro. E si ritroverà, sebbene questa consapevolezza, con un sacco di donne che andranno con lui soltanto per bellezza e soldi e non lo ameranno mai per com'è dentro. Così cazzo funzionava la maledizione. Non che me lo rendi bestia, se me lo rendi bestia quasi lo aiuti, perché screma. Già screma un casino finché non trova quella che lo accetta, sebbene bestia, e automaticamente quella interiormente è bella, Quindi lo ha stra-aiutato rendendolo bestia. Non è una maledizione che funziona troppo bene. E questa maledizione era pure premeditata, cioè la fata sapeva che il principe avrebbe reagito così ed è andata là per metterlo alla prova. Allora, fata di merda, ok? Nel mondo c'è pieno di gente che sta male e te ti permetti di andare a punire un principe che di problemi non ne ha, magari potrebbe crearne, però ti permette di andare a punire un principe quando la tua magia poteva servire per fare del bene ad un sacco di gente. Alla faccia della fata buona, sei una stronza. Signori, il vero antagonista di questa storia non è Gaston, è la fata. Non soltanto perché dà una maledizione esagerata, ma proprio perché concettualmente non sei un personaggio positivo. Tu hai la magia, puoi fare del bene, vai in giro a punire chi ha tutto? No, non mi è chiaro, aiuta chi non ha niente, perché punisci chi ha tutto? Ma che cazzo fai? Ma che senso ha questo modo di ragionare? Sicuramente un minimo di aiuto alla società potrebbe darlo, per carità divina, però orco cane. Magia sprecata. Dopo questa spiegazione si fa vedere la bestia chiusa nel suo castello, si passa al villaggio di Belle, questo villaggetto non molto distante dal castello della bestia, anche se non ho ancora capito a che distanza si trovino realmente, perché quando lo raggiungono in giorni di marcia, quando lo raggiungono in un'ora neanche, cioè non ho ancora capito questo castello dove si trovi. Comunque, villaggetto di Belle, parte la canzone, bonjour, 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 la conosciamo tutti. Gran belle canzoni questo film, Gran belle canzoni, non ci si può dire niente. Sono il primo a dire che siano delle belle canzoni. Anche se, a differenza degli altri classici Disney che contengono canzoni, almeno quelli visti fino ad ora, qui si vede lontano un chilometro che la canzone è proprio tirata. Cioè la narrazione si blocca, ogni tanto nelle canzoni mi hai detto qualcosa di interessante, però proprio la narrazione si blocca e si vede proprio i personaggi che dicono fermi tutti, qui si canta. Perché è questo, cioè per esempio nella Sirenetta c'è lei che canta, ok, tipo Sebastian canta, tutti gli altri pesci gli vanno dietro, è un momento in cui dicono ok fermi, si cazzeggia e si canta, però c'è Sebastian che trascina, no, e tutti quanti vanno dietro a Sebastian, insomma c'è sempre una logica. Invece in questa canzone qui, bonjour bonjour bonjour, tutti cantano senza che ci sia un trascinatore. Arriva dopo Gaston che trascina un minimo, ma cioè lei parte e canta per i suoi cazzi, tutti gli altri cantano per i loro cazzi e tutti insieme formulano una canzone che ha un senso compiuto per i fatti suoi. Questo è totally no sense. Questo è proprio, dobbiamo fare il musical. Allora fermi tutti ragazzi, adesso bisogna fare il musical, che è quello che volevano fare ovviamente. Però secondo me così tuzza. Rispetto, se facciamo un confronto con i classici precedenti, non che mi sta sulle palle il musical, anzi, The Blues Brothers è un musical e un film che adoro, ma al di là di questo, rispetto ai classici indietro, c'è stato questo cambio netto, cioè a un certo punto la gente si ferma e dice fermi, si canta, fine. A questo punto entra in scena il personaggio di Gaston. Gaston è un buon personaggio, poi vi spiegherò meglio perché. E dice delle cose che sono delle bombe incredibili, no? Tipo c'è Belle che sta leggendo, Gaston va lì e dice no, non leggere, che una donna non dovrebbe leggere, ti vengono in testa strane idee poi a leggere per una donna. Cioè lui è proprio il classico macho man dell'ultima ora, il bullo del paese, eccetera, eccetera.
E si scopre che vuole mettere le mani su Belle in tutti i sensi, sia da quello di sposarla a quello più carnale del senso, perché lei è la più bella del paese e in quanto lui l'uomo più valido del paese merita la donna più bella. Bel esempio di maschilismo, mi è piaciuto, non il maschilismo, ma così come è stato rappresentato. A questo punto si scopre che Belle è la figlia dell'inventore del paese, questo inventore che crea queste macchine a vapore, uno steampunk assurdo, e ha creato questa macchina taglialegna, riesce a farla funzionare e dice: oh perfetto, adesso parto e vado alla fiera. Si vede che c'è una fiera in un villaggio vicino, dovrei vincere almeno il primo premio, speriamo, così almeno facciamo un po' di soldi, cazzi e mazzi. Vabbè, tanto non ci arriverà mai alla fiera, perché parte con il suo cavallo e nel carretto il macchinario, si perde nella foresta. E c'è una scena che questa mi è piaciuta molto, c'è pieno di lupi in questa foresta, mi ha ricordato molto Biancaneve quando si perde nel bosco, veramente mi è piaciuta, mi mette angoscia quella scena, perché i lupi attaccano, lui cade proprio di fronte ad un dirupo, il cavallo scappa, i lupi lo inseguono per un po' il cavallo, poi tornano indietro, lui riesce a scappare per il bosco, insomma alla fine riesce a varcare i cancelli del palazzo del principe. Della bestia, vabbè. Entra in casa e si ritrova con questi oggetti che interagiscono con lui. Da prima rimane leggermente spaventato, ma neanche troppo. Cioè, mi è piaciuto molto il personaggio di Maurice, il padre di Belle, perché è un uomo illuminato. Cioè, lui non si è posto il problema: oddio, ci sono degli oggetti parlanti. Lui si è subito posto il problema: come fanno a parlare? Cioè, normalmente direi che è una stronzata, per come sono fatto io, cioè chi avrebbe una reazione simile? Però per un personaggio che è un inventore, che è riuscito a crescere una figlia che, sebbene la sua bellezza, sebbene il paese, comunque ama leggere, anche Belle è abbastanza illuminata da questo punto di vista, no? Da una persona del genere che mi dimostra queste cose, una reazione così la accetto. Accetto che lui si domanda come facciano questi oggetti a parlare. All'inizio immagino pensi che si tratti di oggetti meccanici, no? In quanto inventore. E quindi questo uomo di cultura, tutto sommato, questo uomo che ha desiderio di scoprire, questo personaggio mi è veramente piaciuto. Insomma, alla fine non scopre il come fanno, però viene aiutato dagli oggetti, quindi lui accetta l'aiuto, lo portano davanti al camino, lo fanno sedere sulla sedia, arriva il cane, fa le coccole al cane, che in realtà è un po' già pieni, vabbè. Arriva la bestia si incazza a bestia, vabbè, prende il padre di Belle e lo chiude nelle segrete perché dice: cosa ci fai in casa mia? Ah, sono incazzato, vabbè, è un brutto carattere la bestia, si sa, d'altronde gliene sono capitate abbastanza, povera bestia, no, mettiamola così. E quindi rinchiude il padre. Nel frattempo al villaggio Gaston, sebbene abbia preso due di picche avviati come le gore, ha, genio indiscusso, ha preparato la cerimonia di matrimonio per sposarsi con Belle prima di chiederle la mano. Applausi per questa scelta. Ovviamente Belle gli risponde picche, lui si incazza, anzi addirittura ne esce umiliato, ma non si fa in tempo a vedere altro perché salta fuori il cavallo. E allora Belle vede il cavallo e dice: oddio, ci sei tu, ma dove cavolo è mio padre? Gli è successo qualcosa, ti prego portami dove lo hai abbandonato, no? Quindi diciamo il cavallo con il navigatore, perché incredibile ma vero, il cavallo la riporta esattamente laddove ha sperso il padre. Non so se i cavalli effettivamente abbiano questo senso dell'orientamento così incredibile. La porta a casa della bestia. Belle arriva dalla bestia, trova il padre imprigionato, dice anche che è malato, non so bene se sapesse già che fosse malato o meno, non l'ho ancora capito. Comunque la bestia sopraggiunge e vede una ragazza, tutti i domestici giustamente pensano: oddio, potrebbe essere la ragazza che spezza la maledizione, anche la bestia lo pensa, vuole mantenere imprigionato suo padre e Belle dice: no, fermati, ti prego, prendi me al suo posto. Ed è fatto molto bene. Cioè, il film mi sta sul cazzo, però lo sviluppo dei personaggi è fatto abbastanza bene dal punto di vista emotivo, perché si vede che la bestia ha un tentennamento, un primo tentennamento, no? Cioè, lei si offre in cambio del padre. Allora è lì che tribola e dice: va bene, accetto, cioè quindi
la bestia fa questa sorta di ricatto, cioè lascia andare tuo padre ma te rimani qui al suo posto, mia ospite barra prigioniera, prende il padre, lo butta dentro una carrozza, questa carrozza ragno prende e lo trasporta fino al villaggio e Belle ora è condannata a rimanere con la bestia. La bestia si dimostra uno stronzo, incredibile, d'altronde se è stato incattivito dalla maledizione, più tanto stronzo era prima, quindi figuriamoci. L'inizio è molto burrascoso, Belle scappa, sebbene tutti gli dicano no si fermi, no si fermi, lei scappa, finisce in mezzo al branco di lupi che ha attaccato il padre, la bestia si tuffa in mezzo, mega rissa fra animali, la bestia la spunta, mette in fuga i lupi, ma è stato abbastanza, è uscito mal ridotto da questo scontro, quindi Belle non so con quale forza fisica lo prende, lo carica sul cavallo, e lo riporta a castello, quindi Belle, più o meno così come lui ha salvato lei, lei ha salvato lui, perché poteva lasciarlo lì a morire come un maiale, invece no. Cominciano ad avvicinarsi, dopo questa prima fase rocambolesca, i due cominciano ad avvicinarsi, fanno vedere che fanno cose insieme, c'è la bestia che cerca di tirargli una gigantesca palla di neve, ma lei gli controtira la palla di neve e gliela butta addosso, poi gli uccellini, insomma passano parecchi giorni insieme, cosa che negli altri film Disney non si è vista, perché cioè finalmente abbiamo un tempo logico in cui può svilupparsi un sentimento, no? Mentre l'unico momento in cui si vede un po' di più, per esempio, è nella Sirenetta, no? Però si sa che ha 3 giorni di tempo, quindi più di due, più di tre, due non ne sono passati. Invece qua abbiamo proprio un bello sviluppo della storia d'amore. Quindi questo che cosa mi rappresenta? Che se lui è un cesso c'è bisogno di tempo per innamorarsi, mentre invece se è esteticamente accettabile allora può esserci anche l'amore a prima vista. Gaston, si torna da Gaston, lo fanno vedere che è lì umiliato, triste per aver ricevuto un no da Belle. Però è bello ora qua perché si fa vedere bene l'effetto branco, no? Cioè Gaston non è stronzo a prescindere, è proprio tutta la società intorno a lui che lo rende stronzo, perché tutti lo idolatrano, dicono non nessuno è come Gaston, nessuno picchia come Gaston, Gaston cazzo sei il nostro dio, sì, tutto un lavoro così, è chiaro che uno si pompa, cioè non è che c'è solo lo stronzo, così come anche il principe era uno stronzo, ma perché è stato portato ad essere stronzo, siamo tutti il risultato dell'ambiente in cui viviamo. Gaston è l'ennesima vittima, fra virgolette, di questo ambiente. Ecco quindi che è lì che si crucia, che dice ma guarda te, tutti lo sollevano di morale. Arriva Maurice, il padre di Belle, che dice vi prego aiutatemi, mia figlia è stata rapita da una bestia gigantesca, e tutti lo pigliano per il culo perché è considerato un pazzo, giustamente un uomo di cultura lo prendi e lo metti in mezzo ad una banda di bifolchi, lo considerano un pazzo, quindi vi prego aiutatemi, aiutatemi, sì sì Maurice ti aiutiamo, lo sfanculano. E allora Maurice viene abbandonato da tutti, lui torna a casa e dice va bene, se nessuno mi aiuta io prendo e vado alla ricerca di Belle da solo. Parliamo adesso un attimo dei servitori del castello. I servitori del castello, no, sono stati trasformati in oggetti, ma ho notato tante piccole problematiche in quello che è il loro esistere, ok? La prima che ho notato è che nella canzone Stia con noi ci sono due salieri che volano quando fanno il giochino per fare la neve. Non mi è chiaro come sia possibile. Potevano metterci qualcosa che le tenesse ferme, no, stanno volando a mezz'aria. Non lo so perché. Altra cosa che non mi è tornata è che durante la canzone Stia con noi dicono sono 10 anni che più nessuno viene qui, che ossessione, una cosa di questo genere. E come sono 10 anni? Cioè mi state dicendo che il principe non ha mai avuto visite, anche quando era ancora umano, perché che è bestia, quanto sarà? 5 anni forse? 3 anni? Non lo so quanti anni aveva ai tempi della maledizione. Di sicuro non quando aveva 10 anni, perché se a 21 anni scade doveva quantomeno averne una decina, giusto? Non credo che la fata lo abbia maledetto a 10 anni. Quindi sono 10 anni che nessuno viene qui, mi è sembrata un po' una forzatura all'interno della canzone. Altra cosa inquietantissima che non mi è tornata di questi esseri, di questi oggetti, è che cazzo, alcuni hanno occhi e bocca e altri no.
Mamma mia, perché, cioè, perché questa diseguaglianza? E soprattutto è una roba inquietantissima, perché ci sono dei punti in cui i servitori senza occhi sbirciano. Uno senza occhi sbircia, ma vi immaginate? Cioè, Slender, ve lo immaginate? Slender fa così e ti guarda. Cioè, è una roba allucinante, è un trip assurdo. Cioè, cazzo, come fa a farlo vedere un bambino una roba del genere? E adesso arriviamo ad un punto fantastico, il punto della friend zone più incredibile. Perché ci sono Belle e la bestia lì che finalmente si sono avvicinati. C'è Belle che gli dice: guarda, io sto benissimo, però sono contenta, mi hai fatto vedere la biblioteca, abbiamo passato tanto tempo insieme, insomma, sono contenta, però mi manca mio padre, no? E allora gli dice la bestia: guarda, eccolo qua, te lo faccio vedere, c'è lo specchio magico, questo specchio magico che è una finestra sul mondo, ecco, guarda tuo padre. Lei vede suo padre sta morendo perché è andata in sua ricerca. E allora dice: oddio, mio padre sta morendo, cazzo, cazzo, cazzo! E la bestia la guarda e gli dice: vai, sei libera. Fa: come sono libera? Sì, sei libera, vai da tuo padre. Oh, grazie, grazie, ti ringrazio. Parte la friend zone. Aspetta, non andare, prendi anche questo. E gli regala lo specchio magico. Gli regala lo specchio magico. Che zerbino di merda! Da che aveva un ego incredibile, è passato ad uno zerbinaggio assurdo. Insomma, la sua unica finestra sul mondo gliela regala così che lei possa ogni tanto dare uno sguardo a lui. Mio Dio. E il tutto accade, no? Cioè, io penso che tutti in quel momento lì hanno pensato la stessa cosa. Qual è la cosa più logica da fare adesso? Lei va a prendere il padre e dove lo porta? Dove lo porta? Lo porta a casa della bestia. Giusto? Perché devo portarlo in quel cesso di casa, in quel villaggio di bifolchi? Lo prendo e lo porto a casa della bestia, dove ci sono delle persone o anche degli oggetti che possono prendersi cura di lui al caldo e con tutto il mangiare che vuole, anche se non ho ancora capito il mangiare da dove lo prendono, chi rifornisce quel castello, com'è possibile che ci siano dei viveri all'interno di quel castello dove li procacciano, non ne ho idea, ma al di là di questo, la cosa più logica sarebbe stata portare Maurice al castello. No, lei prende Maurice e lo porta a casa. Tra parentesi, in tutto questo marasma, non so come si sono dimenticati che fuori da quel cazzo di castello c'è pieno di lupi. C'è pieno di lupi fuori da quel castello. Come fa la bestia a dirgli senza nessun problema: vai, sei libera, vai da tuo padre? Ma che cazzo vai da tuo padre? L'ultima volta che è uscita ha rischiato di essere cane da macello, l'hai rischiato anche tu. La fa uscire così, non gli dà neanche la carrozza quadrupede, niente, vai. Boh, non lo so. Proprio creare dei problemi e non risolverli, semplicemente passarci sopra. Molto facilona questa cosa. A questo punto si torna al villaggio e c'è Gaston che ha organizzato il piano criminale perfetto. Ha chiamato il capo del manicomio e gli ha detto: ascolta, c'è Maurice, il padre di Belle, che ormai ha sclerato del tutto, è arrivato, ha parlato di una bestia gigantesca che vive in un castello. E il capo del manicomio gli dice: vabbè, è un mezzo pazzo, ma non è che è pericoloso. Gaston lo paga e gli dice: ascoltami, se Belle non acconsente a sposarmi, prendi suo padre. Cioè, nella pratica, Gaston sta ricattando Belle con suo padre. È interessante perché è praticamente la stessa cosa che è avvenuta con la bestia, giusto? Cioè, la bestia ha sfruttato il padre di Belle per tenersela per sé. Stessa cosa vuole fare Gaston, però Gaston lo giudichiamo male, mentre la bestia la giudichiamo meglio, probabilmente a causa della sua maledizione, giusto? Non è un po' superficiale anche questo? Non lo so, no, non sono neanche io molto convinto di quello che vi sto dicendo in questo momento, è più una trollata. Però sapete come si dice sul web, no? In fondo l'amore è soltanto uno stalking ben riuscito. Tra parentesi, l'amore latente che si sviluppa fra Belle e la bestia, che assomiglia più a una sorta di sindrome di Stoccolma che amore, per come viene sviluppata, però vabbè. La maledizione si spezzerà soltanto quando Belle lo dichiara, come Softair, no? Che uno ti spara, dichiarati uguale, deve dichiarare l'amore, se non lo dichiara non vale, è squalificata.
E a me questo sembra soltanto l'ennesimo modo che ha questo film di subordinare l'interiorità all'esteriorità. Cioè c'è bisogno che lei lo dichiara, io ti amo. Non basta l'amore dentro di sé, no, non, la fata questo non lo conta. Il padre di Belle sta per essere preso e portato via dai tizi del manicomio, ma ecco che Belle tira fuori lo specchio magico e dice: fermatevi, adesso vi faccio vedere la bestia, così almeno vedrete che mio padre non è un pazzo. Siete la cogliona, però vabbè, mio padre non è un pazzo, quindi guardate la bestia. Tutti guardano la bestia, Gaston istiga tutti dicendo che la bestia è cattiva, li ucciderà tutti, e allora sto branco di bifolchi prende parte alla volta del castello della bestia per ucciderla. Nel giro di quanto, mezz'ora, raggiungono il castello, non so bene come facciano perché parte di loro a piedi e hanno anche il tempo di costruire un ariete con un tronco, parte l'assalto dei bifolchi al castello, ma ovviamente i domestici hanno visto che stanno arrivando, anche perché cantano mentre stanno per attaccare un castello, quindi danno tutto il tempo alla gente dentro al castello di prepararsi all'attacco. Loro che cosa fanno? Molto semplicemente i domestici. Già parti dal presupposto che hanno un vantaggio incredibile, che è oggetti versus esseri viventi, quindi è già vinta la battaglia. Però no, gli organizzano anche un agguato, aprono la porta, i villici entrano dentro e vengono assaltati da questi oggetti. Tra parentesi, non ho visto armature lì in mezzo, che dovrebbero essere in prima linea le armature, cazzo, sarebbero bastate le armature per mettere in fuga quella branca di coglioni. Invece no, ci sono i candelabri, ci sono gli scoppettini, tutti l'armadio, tutta questa gente qui. Parte lo scontro. Tra parentesi, si sta parlando di un film violentissimo, ci sono frecciate, ci sono accoltellamenti, si spara alle anatre, cioè è un film violentissimo, con tanto anche di sangue a sto giro. Ma vabbè, andiamo avanti. Un momento incredibile, io sono rimasto basito, no? Perché ci sono alcuni servitori che sono stati tramutati in coltelli. E infatti c'è un punto in cui inseguendo il cane entrano dentro la cucina e saltano fuori i servitori coltello. Cioè, e loro partivano dal presupposto di attaccarli, no? Non soltanto di intimidirli, se si fossero avvicinati gli avrebbero fatto del male. Allora, immaginate di essere stati trasformati in un coltello, ok? Voi siete un coltello da testa a piedi, no? Immaginatevi di uccidere un uomo entrandogli dentro, cioè ma... È un'immagine agghiacciante, cazzo! Cioè, usare il proprio corpo come oggetto per penetrare le viscere di un altro uomo. Mio Dio, cazzo, cosa sto guardando? Con che ottica lo sto guardando? Cioè, magari ho dei problemi anch'io, non lo so, però cazzo, l'ho visto! In ogni caso, vengono ovviamente tutti messi alla fuga dagli oggetti, perché è un combattimento impari fin dall'inizio. L'unico stronzo che resta e che riesce ad andare avanti è Gaston, che raggiunge la bestia. La bestia è triste, non ha voglia di combattere, Gaston la istiga un po' a combattere tirandogli un paio di frecce dietro la schiena, ha funzionato, parte il combattimento, la bestia è super triste, Gaston gli dice tu pensavi di farcela, pensavi che il vostro amore potesse sbocciare, ma tu sei una bestia di merda, invece guarda me, tu non sei come me, cazzi e mazzi. Belle arriva dopo 50 anni, non si sa perché lei ci ha messo così tanto per arrivare, ah no, ci ha messo un po' di più perché era stata chiusa dentro la cantina e Chicco, che salta fuori dal suo zaino senza avere braccia e gambe, riesce ad accendere il macchinario, non so come sia possibile, accende il macchinario e distrugge la porta della cantina, il macchinario è quello che taglia la legna, e riesce a far uscire Belle e suo padre, che arrivano con un ritardo spaventoso rispetto a quelli che sono i tempi che fanno vedere nel film. Insomma, Bella arriva, si affaccia al bancone e dice no, fermati, combatti, difenditi, sono qua, cazzi e mazzi. E la bestia allora si invigorisce, dice oh Bella, allora tu ci sei. Gaston sembra sconfitto, si arrampica in cima al balcone, oh che bello, sei tornata. Arriva Gaston, genio, è il momento della morte di Gaston, e muore veramente di merda. Madonna se muore di merda. Cioè... Non merita di morire Gaston, ma merita di morire non perché è uno stronzo, non perché è superficiale, merita di morire perché è un coglione. Cioè, cazzo, c'hai di fronte a te una bestia di 200 kg almeno, aggrappata ad un balcone. Lui si aggrappa a quello stesso balcone
E si mette praticamente a gambe larghe rispetto alla bestia che è appesa al balcone, ce l'ha davanti, ok? Prende il coltello e glielo pianta. E glielo pianta al rene nel fianco. Una ferita mortale, no? E quindi, giustamente, in quanto ferita mortale, che cosa succederà alla bestia? Lascerà andare. Lasciandosi andare, ti verrà addosso. E sono 200 kg che ti arrivano sul groppone. E te voli di sotto, bimbo mio. È ovvio. Hai fatto come quei boscaioli che tagliano il ramo su cui appoggiano la scala. Sei morto di merda e te lo meriti, cazzo. Difatti, pugnala la bestia dà un colpo all'indietro, Gaston vola nel vuoto, però Belle riesce ad afferrare in tempo la bestia e ad aiutarla a andare al di là del balcone. Quindi la bestia, almeno dal precipizio, si è salvata. A questo punto la bestia sta per morire dissanguata, giustamente, la pugnalata a rene, però c'è Belle che gli dice: no, fermati, non morire, io ti amo! Ma l'ultimo petalo cade qualche secondo dopo, la maledizione si è spezzata, non si sa perché, comprensiva della maledizione c'era anche la salute fisica, era una clausolina, no? Guarisce la sua ferita ed ecco fatto che la bestia torna il bel principe che era prima e abbiamo la fine. Bella fine di merda, bella fine di merda, bella fine di merda. Sapete perché è una fine di merda? Non tanto perché vissero felici e contenti, quanto perché se non fosse successo non si sarebbe percepito il e vissero felici e contenti. Perché? Perché lui sarebbe rimasto brutto. Ecco un'altra grandissima ipocrisia di questo film. Se lui fosse rimasto brutto, il pubblico non lo avrebbe accettato. Perché la maledizione caso si deve spezzare. Perché è un sopruso quello che gli è successo. Bella è bella, è bella dentro ed è bella fuori. Lui sarebbe solo rimasto bello dentro. Si percepisce una disparità. Se te lo fai vedere ad un bambino, il bambino non avrebbe mai accettato che la bestia rimanesse bestia. Perché no, la maledizione si deve spezzare, non è giusto. Sarebbe un'ingiustizia incredibile. Perché è ingiusto? Perché lui non può esistere bene anche se è brutto? Mi state dicendo questo? Sì, è questo il messaggio che passa. Se non ce l'avesse fatta, sarebbe stata una cosa brutta. E perché una cosa brutta? Loro si amano, hanno trovato il vero amore, perché è una cosa brutta? Può essere una cosa brutta giusto giusto per gli oggetti che meritano di ritornare esseri umani, ma per la bestia è vero. Non è solo brutto, è anche un animale, però il concetto rimane lo stesso. Ha trovato il suo vero amore, dovrebbe finire lì, pieno di soldi, vero amore, è accettato. La maledizione poteva anche non spezzarsi, invece no, non è proprio accettabile questo. Sapete chi ha fatto quello che non è riuscito a fare la Bella e la Bestia qualche anno dopo? Lo sapete qual è quel film che ha fatto quello che la Bella e la Bestia non ha fatto? Shrek. Shrek. In Shrek Fiona decide, sceglie di sua spontanea volontà di rimanere un'orchessa perché vuole stare con Shrek. Oh, sono due brutti. Poteva funzionare anche se lei rimaneva bella e lui brutto, eh? Però comunque sia, lei fa una scelta, rinuncia alla sua bellezza esteriore, non ne ho bisogno perché io ho l'amore. Fine. Questo la Bella e la Bestia non lo fa. E questo è uno dei principali motivi per cui io lo ritengo un film ipocrita, veramente, tremendamente ipocrita. Ad ogni modo, tutti ritornano esseri umani, lui torna bello, lei rimane bella, ovviamente, il castello diventa bello, come se tra parentesi il bello fosse quello, cioè c'è qualcuno che magari il castello come era prima, tutto brutto, oscuro, magari a qualcuno sarebbe piaciuto. Cioè, il messaggio che dovrebbe passare anche da questo film è che la bellezza è relativa. No, il bello è questo, con gli angioletti, i cazzi, i mazzi, la luce, il giallo, i colori accesi, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, fine del film. Alcune curiosità. Nella versione cinese del film, la bestia è doppiata da Jackie Chan, uno spettacolo.
La Bella e la Bestia, dopo il successo di Biancaneve, era stata valutata come storia da rappresentare da Disney stesso, però non lo fece perché si rese conto che con le possibilità che c'erano all'epoca era ancora molto difficile, e pensate che ci provò sia negli anni 30 che negli anni 50. Non ne ebbe modo, finalmente è stato sviluppato nel 91. Nella fiaba originale non c'è Gaston, l'antagonista sono le due sorelle di Belle. Altra cosa, il padre non è un inventore scapestrato, ma è un ricchissimo mercante, e Belle è la meno viziata delle tre sorelle. Le due sorelle verranno punite, saranno trasformate in statue a causa della loro superficialità. Nella fiaba originale non ci sono i servitori trasformati in oggetti. E cazzo, questo qui ha già molto più senso, molto più senso. La Disney ha voluto aggiungere qualcosa in più, non si sa perché. Il portavoce della Disney ha dichiarato che questo film vuole essere una denuncia del pensiero che si stava diffondendo in America negli anni 90 del concetto di moglie trofeo, cioè che più bella è la moglie e più è valente l'uomo che la possiede, fra virgolette. Quindi la Disney, incazzata come una iena, ha dichiarato che ha fatto questo film soprattutto per combattere questa tendenza. Ed ecco fatto che ora capisco per quale arcano motivo la fata non funziona un cazzo come antagonista, che no, come personaggio, che sembra più un antagonista, rispetto a Gaston. Si sono concentrati molto di più su Gaston che sulla fata e sul resto del background. Decisamente si sono sviluppati male, hanno dato troppa importanza ad una cosa rispetto ad un'altra, a mio avviso. E siamo arrivati al momento del miglior personaggio. Il miglior personaggio di questo film è, vediamo se indovinate, no, non avete indovinato, è Gaston. Gaston, cazzo, sì, perché Gaston? Perché mi è piaciuto? No, perché non mi è piaciuto per niente, è un pezzo di merda incredibile, è perfetto per il suo ruolo, cazzo. È l'unico personaggio che veramente sviluppa quello che è il concetto base del film, un bullo superficiale, truzzo di merda, che in quanto antagonista è automaticamente l'esempio negativo. Gaston è un esempio negativo, in quanto esempio negativo funziona. È l'unico che porta avanti il messaggio del film. È importante essere belli dentro. Lui è cattivo, lui non è bello dentro. Punto. Ottimo, assolutamente Gaston. Poi vabbè, dai, è un grande, insomma, è uno degli antagonisti della Disney che piace di più in assoluto. Quindi, signori, premio miglior personaggio a Gaston. Se siete d'accordo con me, un bel mi piace. Se non siete d'accordo, un bel mi piace lo stesso. Da Kevin c'è poi tutto. Ci vediamo con il prossimo classico Disney.